Buonasera a tutti, il mio più caloroso benvenuto qui in diretta streaming dalla pagina del De Santis. Saluto caramente tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. Saluto i docenti, le studentesse e gli studenti del De Santis, la commissione orientamento, l'intera comunità educante del nostro istituto. Saluto e ringrazio la professoressa Mollo Giuseppina, referente del liceo classico, tutti i docenti dell'indirizzo classico che hanno accompagnato le studentesse e gli studenti nella realizzazione delle attività che andremo a visionare con grande attenzione. Siamo qui come in altre occasioni per presentarvi l'offerta formativa del nostro istituto e le attività di orientamento. Ovviamente siamo nel momento più importante per quanto riguarda la scelta dell'istituto secondario di secondo grado. E nel momento in cui si termina appunto la scuola secondaria, ci si trova sempre di fronte alla scelta di dover individuare la tipologia di scuola superiore che si vuole frequentare. Oggi parleremo dell'indirizzo classico, ma perché iscriversi al liceo classico? Beh, tante sono le motivazioni. Questo indirizzo di studio innanzitutto aiuta i ragazzi a prepararsi alle sfide che li attendono e a ottenere una preparazione ad ampio spettro. Gli argomenti del liceo classico sono fondamentalmente delle linee guida importanti per coloro che decidono di voler apprendere un metodo di studio atto ad imparare ed allenare la mente, la memoria, soprattutto sviluppare le capacità di ragionamento e di argomentazione. Queste basi le forniscono soprattutto materie come le lingue classiche, il latino e il greco, proprio perché più delle altre stimolano il ragionamento e l'attenzione. Lo studio delle materie classiche aiuta a ridimensionare la propria visione del mondo. Permette di aprire nuovi orizzonti. La scuola, in particolare, costituisce un immenso patrimonio culturale e pedagogico di notevole spessore, quindi la scelta è di particolare, appunto, importanza. Indipendentemente dalla scelta, una scuola superiore deve essere in grado di coinvolgere ed invogliare gli studenti ad apprezzare l'enorme rilevanza della cultura, del linguaggio alla lettura, alla matematica, alla fisica, all'italiano, dalle materie artistiche alle scienze motorie. È un percorso sicuramente dinamico, impegnativo, dove è possibile svolgere anche una serie di materie di attività extrascolastiche, anche con potenziamenti scientifici, che daranno vita ad un percorso di studio ancora più interessante e stimolante. Per chi ama le materie umanistiche, il liceo classico è sicuramente la scelta migliore, ma durante il percorso i nostri studenti studiano anche le scienze, la matematica, la fisica, le lingue straniere, l'inglese come l'inglese. Attraverso lo studio sistematico si eserciterà la mente, tutto diventerà ponderato, ragionato e qualsiasi situazione o scelta che si paleserà ai propri occhi potrà apparire più semplice. Attraverso le lingue classiche tutto cambia, soprattutto attraverso la traduzione si abitua il cervello all'attenzione, al dettaglio, alla risoluzione dei problemi complessi. Dunque, grazie allo studio approfondito ed analitico del latino e del greco, delle materie letterarie, della storia, della filosofia, si scoprirà la vera identità dell'essere umano, lontano da come lo si vede oggi. Verrà fuori l'immagine del genio, della creazione artistica, il poeta, l'autore, l'intellettuale, del sentimento puro e dell'amore intenso. Il liceo classico permette di avere una formazione a tutto tondo per poter rispondere alle esigenze della modernità e della contemporaneità. È una scuola che abitua all'insaziabilità della conoscenza, aiuta ad avere un buon metodo di studio e mezzi adatti per frequentare qualsiasi università. Inoltre, forma lo spirito critico, regala sicurezza per declamare il proprio pensiero anche dinanzi a un vasto pubblico. Lo studio dei classici insegna ad affrontare la fatica quotidiana dello studio, a parlare bene, a usare un lessico corretto, a dominare i media nell'era delle fake news e a sapersi destreggiare nella realtà utilizzando utili strumenti per imparare a muoversi anche in studi e professioni diverse. Si tratta di una scuola che permette di esprimere ciò che si ha dentro e quelle che sono le proprie passioni. Importante è capire che il liceo classico non studia un mondo morto, come si è soliti erroneamente pensare, ma un mondo in continua maturazione ed evoluzione che fonda le sue radici nei grandi pensatori antichi che sono sempre stati alla base della nostra cultura. Per capire chi siamo, dobbiamo scavare in quello che è stato il passato. San Tommaso diceva: siamo nani sulle spalle dei giganti, ed è proprio così, non c'è frase più vera. Infatti, chi mai comprenderebbe un mondo privo del sapere degli antichi? Senza Aristotele non saremmo mai arrivati al pensiero moderno, senza Cicerone la virtù dell'eloquenza non sarebbe divenuta l'arte contemporanea che
che siamo soliti chiamare come public speaking. Senza Copernico penseremmo ancora che la Terra si trovi al centro dell'universo e che sia il centro di riferimento comune di ogni pianeta. Oppure pensiamo ad un mondo privo del sommo poeta che ha aperto alla nostra mente la possibilità di immaginare un al di là fatto di inferno, purgatorio e paradiso, senza Eschilo la tragedia che cerca di dare risposte ai grandi interrogativi dell'essere umano non sarebbe mai venuta alla luce. Insomma, stiamo citando grandi personaggi che hanno avuto un certo peso nella loro epoca e che, volenti o nolenti, continuano ad influenzare la realtà moderna in maniera perpetua in tutti i suoi aspetti. Autori con una delicatezza e sensibilità evidente, palpabile, che trattano le tematiche più elevate ed eterne. Il liceo classico permette non solo di tratteggiare i contorni di quest'ultimo, ma anche di rispecchiarsi in essi. Lo studio delle lingue classiche permette di empatizzare con tante situazioni, con il pessimismo. Pensate un po', confrontarsi con il pessimismo di Mimnermo, la fragilità del Petrarca, la pura razionalità di Galileo, la concretezza di Machiavelli. Il mondo classico è tutto questo. Un viaggio dunque all'insegna della bellezza, della conoscenza della cultura arcaica, per metterla a confronto con quella nuova. Si tratta di un itinerario culturale che parte dall'antichità per arrivare ai nostri giorni, mettendo in luce chi siamo e da chi discendiamo. Lo studio degli autori classici, del latino e del greco, è ancora vitale e fecondo, capace di muovere gli animi dei ragazzi che, scoprendo il passato, scoprono anche se stessi. È occasione per ricordare che il mondo classico permette di costruire metodi e attitudini intellettuali ben prima che discipline e che proprio per questo non canalizza precocemente i suoi studenti, ma li lascia liberi di maturare e orientare a piacere il loro talento. È un eccezionale strumento, questo, di democrazia e di giustizia. Chiaramente, per affrontare questo indirizzo è necessario organizzarsi, essere puntuali nelle scadenze richieste, mettere in conto alcuni sacrifici per raggiungere buoni risultati, ma come accade d'altronde quando si affrontano altri percorsi liceo-tecnici che essi siano, con l'adeguato impegno. È importante comunque sottolineare che ognuno deve scegliere con convinzione e in relazione ai propri interessi ciò che è più incline alle proprie attitudini, ma ciò non significa che uno studente liceale è tanto diverso da uno studente di un istituto tecnico. L'importante è che ci sia l'impegno e la costanza continua. Dovete sapere che il De Sanctis rappresenta un porto sicuro, l'ambiente dove si forma la persona, all'interno del quale lo studente cresce, cambia, apprende, non solo ovviamente apprende nozioni, ma anche i dettami della vita, imparando a stare al mondo e diventando cittadino europeo. Chi si iscrive al classico si impegnerà sicuramente nello studio delle lingue classiche, ma questa è già di per sé una grande responsabilità, una responsabilità che in particolar modo oggi che viviamo in una società connotata da rapide trasformazioni, da un coacervo di informazioni ed impulsi, dal bisogno banale di scegliere con beneficio ciò che il mercato offre, insomma in una società liquida, per dirla con Bauman, in cui è necessario acquisire capacità critiche che lo studio dei classici contribuiscono a formare. Tutti gli obiettivi della nostra scuola sono declinati da un'attenzione proiettata verso le nuove generazioni e quindi l'obbligo di essere animati da un pensiero di lungo e lunghissimo periodo. Ma tutto questo si traduce in azioni formative di grande qualità che incidono nel profondo e durano nel tempo. Tutto è riscontrabile, come potrete vedere nella giornata odierna, in modo tangibile. Lo vedrete attraverso le testimonianze dei nostri ragazzi, attraverso i lavori che hanno messo in campo. E in tutte le iniziative e attività che normalmente il De Sanctis svolge. Il De Sanctis è l'unica scuola in grado di identificare capacità, competenze, interessi per prendere decisioni in materia di istruzione, formazione, occupazione, al fine di gestire i propri percorsi personali di vita. Io concludo sempre con il motto ormai a me caro e a noi caro del De Sanctis. Vi aspettiamo dunque numerosissimi al De Sanctis, l'istituto dove si costruisce il sapere e ci si prepara per il futuro. Vi saluto cordialmente, vi auguro una splendida serata e intanto passo la parola alla professoressa Mollo Giuseppina, referente dell'indirizzo classico. Di nuovo, buona serata a tutti. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui con noi. Sono la professoressa Giuseppina Mollo, la responsabile dell'indirizzo classico dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi. Prima di iniziare vorrei ringraziare il nostro dirigente per la sua disponibilità, che sempre mostra in queste occasioni.
Ringrazio i docenti che con il loro impegno e la loro dedizione hanno reso possibile l'evento di questo pomeriggio, ma ringrazio soprattutto loro, i veri protagonisti, i ragazzi, che con il loro entusiasmo e la loro passione sanno sempre coinvolgerci e trasportarci in un mondo fatto di speranze e di sogni. L'evento di questo pomeriggio ha come titolo A lezione dai classici. Non è una scelta casuale. Infatti, il filo conduttore che lega tutti i video e tutti i lavori prodotti dai nostri studenti è proprio l'idea che la cultura classica non sia qualcosa di anacronistico solo per gli specialisti del settore, come la società di oggi ci porta a pensare. Nel mondo attuale, infatti, siamo ormai abituati a tradurre tutto in termini di produttività, bisogni, utilità. Ma la cultura classica non mira ad educare individui che siano semplicemente utili e produttivi, ma intende formare individui che con la forza delle loro idee siano capaci di cambiare la società, percorrere nuove strade creative, innovative, imparando dai migliori. Ed è questo l'interesse, l'impegno dei noi educatori ed è la nostra sfida quotidiana. E i greci e i latini sono stati dei precursori, hanno educato non solo loro stessi, ma tutto il mondo occidentale alla bellezza, all'arte, alla cultura, all'etica. Ed è questa l'idea che si vuole sottolineare con i lavori e i prodotti dei nostri studenti, alla cui realizzazione hanno partecipato i ragazzi del biennio e del triennio classico. Gli studenti del biennio ci mostreranno come le lingue classiche abbiano contribuito all'evoluzione di molte lingue europee. Infatti, i termini greci e latini sono ancora presenti in tutte, potremmo dire, le lingue moderne. Mentre gli studenti del triennio ci illustreranno come i grandi autori del passato non abbiano mai smesso di insegnare, come diceva Italo Calvino. In tutti i campi della conoscenza hanno saputo iniziare un percorso che ha portato il mondo occidentale a interrogarsi, a cercare risposte, a evolversi. In settori come quello scientifico, se pensiamo a Ippocrate, considerato il padre della medicina, hanno saputo creare le basi del pensiero critico, etico, con Machiavelli e Guicciardini, hanno dato origine alla favolistica, con Esopo e Fedro. Alla fine della presentazione di questi lavori, infine, ci sarà una proiezione di alcune immagini più significative, le immagini più significative, tratte dalle edizioni passate della Notte Nazionale del Liceo Classico. A questo punto concludo augurandovi una buona visione, ma soprattutto una buona lezione dai classici. Leggi, Elisa, dalla lettera a Vettori di Niccolò Machiavelli. Prof, non potremmo fare un po' di pausa? Leggi, Elisa, questo brano è bellissimo. Secondo me è il testo che basta da solo a spiegare qual è il senso dei vostri studi classici. Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio. Venuta la sera, mi ritorno in casa ed entro nello scrittorio. E in sull'uscio mi spoglio di quella veste quotidiana, piena di fango e di lodo, e metto panni reali e curiali. E, rivestito condecentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni, e quelli, per loro umanità, mi rispondono. Tutto mi trasferisco in loro. Effettivamente è bello questo trasferirsi nei grandi esempi antichi, questo colloquio con i classici. Però, prof, si presuppone che l'uomo sia sempre lo stesso. Secondo voi l'uomo non cambia? Secondo me no, è sempre lo stesso. Anche secondo me, non mi sembra che la storia si ripeta, che l'uomo faccia sempre gli stessi errori. Io invece penso che la storia sia sempre diversa, che l'uomo di ieri non sia l'uomo di oggi. E sei guicciardiniano allora? Guicciardini pensava che è grande errore parlare delle cose del mondo. È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente, e per così dire, per regola.
perché quasi tutte hanno distinzione ed eccezione per la varietà delle circostanze. E questa distinzione ed eccezione non si trovano scritte in suoi libri, ma bisogna le insegni la discrezione. Niccolò, pensa ai tempi presenti. Ragazzi, immaginate Machiavelli e Guicciardini a fare un debate e noi a fare la giuria. Forte! Dunque, Francesco, vuoi discutere sui miei discorsi su Tito Livio? Sì, e in particolare su tutti i tuoi attori. Livio, Polibio, Tacito. Quanto si ingannano coloro che alle parole si allegano sempre i romani e gli antichi. La scusa degli ignoranti. Essendo gli appetiti umani insaziabili, mi risulta continuamente una vana contentezza delle menti umane, il che fa biasimare i tempi presenti, desiderare i futuri e laudare i passati. Quanto è diversa la pratica dalla teoria? Quanti sono che intendono le cose bene o che non si ricordano o che non sanno metterle in atto? Ed a chi fa così, questa intelligenza è inutile. Sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscono alle necessità presenti che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Mi stai dando dell'ingannatore? Sì! Guarda che complimento! Tutti ti valutano per come appari, pochi comprendono quello che sei. Io ho solo desiderato, come fanno tutti gli uomini, onore e utile, e ne ho conseguito molte volte sopra quello che ho desiderato e sperato. Non di meno, non vi ho mai trovato quella soddisfazione che avevo immaginato. Ragione, potentissima a tagliare quelle vane cupidità degli uomini. Ecco tante due, le vane cupidità degli uomini, tutti dritti all'inferno. Parla proprio lui. Il ministro deve morire più ricco di benevolenza e buona fama che di tesoro. Bravo! Io ho desiderato, come fanno tutti gli uomini, onore utile, e ne ho conseguito molte volte sopra... Un'altra volta, come sei profondissimo, un vero cristiano! Io non so a chi dispiaccia, più che a me, l'ambizione, l'avarizia e le mollizie dei preti. Non di meno è il grado che ho avuto con più pontefici, ma ha necessitato, per il particolare mio, ad amare la loro grandezza. E se non fosse per questo rispetto, avrei amato Martin Lutero quanto me medesimo, per vedere questa caterva di scellerati ridursi a termini debiti, cioè senza vizi o senza autorità. E cioè, questo passaggio non è per niente chiaro. Il particolare, cioè il preoccuparsi della propria condizione sociale e di conseguenza della dignità personale, è il punto d'arrivo della discrezione, cioè la capacità di discernere, e dell'esperienza. A nessuno più che a me ripugnano l'ambizione, l'avarizia e il lusso del clero. E per questo, non certo per motivi religiosi, sarei divenuto seguace di Lutero. Ma la necessità di salvaguardare il mio particolare mi ha costretto a servire i due pontefici e a fare di tutto per contribuire alla loro grandezza. E il particolare, mi sembra un poco opportunista però, ma giusto un poco. Mamma mia, hai capito Guicciardini? Senza mezzi termini, caterva di scellerate! A uno principe è necessario saper ben usare la bestia e l'uomo. E il Papa è un principe. E ricorda, tutti i profeti armati vinsono e gli disarmati ruinorono. La superstizione religiosa, che per gli altri è oggetto di biasimo, qui a Roma serve per mantenere lo Stato unito. Ricorda, Francesco. Nullum humaius boni imperi instrumentum. Quam bonus amico sesse. Ricorda, Francesco. Tu chi voteresti, Guicciardini o Machiavelli? Io preferisco Machiavelli, la sua forza polemica, la sua volontà di cambiare le cose, di intervenire concretamente. Sì, ma alla fine è solo un'utopia, meglio non illudersi come fa Guicciardini. Lei che pensa, bro? Io penso che la cosa importante sia per ragionare. Partiti da queste riflessioni e imparate a pensare di etica e di politica con la vostra testa. We'll be right back.
da ogni parte i miei rivali mormorano contro la mia poesia. Rivali, rivali. Telchini, poetastri da quattro soldi. Nulla in confronto a me, il grande Callimaco. Telchini, Telchini, già letti meschini. Detesto il poema citrico. Oh mio caro Callimaco, sei proprio infantile. Io seguo le orme dell'antico Omero, cantando le peripezie dell'inetto Giasone, l'amore della sempre infelice Medea. Il diletto è il mio scopo. Non è forse questo lo scopo della poesia? La mia scienza anche in questo luogo così umanistico è importante. E vi dirò di più, Tolomeo è un cialtrone, la rivoluzione è nelle mie mani. E secondo te, il tuo essere donna supererà perfino gente come Tolomeo? Come il sole gira intorno alla terra, così la mia scienza girerà intorno alla nostra cultura. E grazie a me, avremo non solo nuove e vere teorie, ma anche una nuova libertà e indipendenza per noi donne, elleniche, scienziate e filosofe. Ah, però con la memoria ancora non ci siamo. Lo lascio qui. Arriverà pur sempre qualcuno. Come sono piccole le stelle. Com'è piccola la luna. Se solo potessero aiutarmi a capire la circonferenza della Terra. E se studiassi l'ombra per capire il movimento del Sole durante il giorno e durante l'anno? E se stabilissi dei punti di riferimento, potrei addirittura averne la certezza matematica. Incredibile! Si dice che guardando le stelle si può sognare. Io, osservandole, ho trasformato il mio sogno in realtà. Ragazzi! E allora interrogo. Ci rendiamo conto dove siamo? Non avete il minimo rispetto per questo luogo. In una biblioteca come questa è nata il connubio tra letteratura e scienza ad Alessandria d'Egitto. Voi non sapete nemmeno dove sta Alessandria. Cominciamo la lezione. E silenzio! Sapete come possiamo conoscere le opere di Apollonio Rodio o di Callimaco? Sapete come possiamo conoscere la scienza dall'antichità grazie ad Eratosteno e ad Ipazia? Del resto, custodire il sapere significa preservare la nostra identità. Le radici del nostro essere affondano nel passato ed è solo grazie alla trasmissione dello stesso se siamo ciò che siamo. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire, come disse Calvino.
Buongiorno, maestro Ippocrate. Padre della medicina. Lasciamo stare il maestro, che non è proprio il caso. La nostra è un'arte che non si finisce mai di imparare. Certo, era più semplice prima, quando la medicina si esercitava nei santuari e bastava dormire nel recinto del tempio e ti apparisse il diasclepio e ti facesse dormire. Ma tutto scemato, io preferisco così. La medicina ridotta sui termini umani, anche se le responsabilità sono tante. Ma su, venite avanti, che da qui vi vedo male. Che cosa? Avvicinati. Già, naso adunco, occhi cavi e tempie infossate. Ma quindi che... Ma vuole imparare a tacere? Dopotutto non sono un medico qualunque, mi pare. E dal momento che ha scelto me, Ippocrate, adesso mi lasci parlare. Va bene, però... Silenzio, per favore. Mi faccia toccare le orecchie. Sì, sono fredde. Mi faccia tastare l'ipocondrio. Sì, è abbastanza molle e omogeneo. Buon segno. Perché se è dolorante, infiammato oppure teso, bisogna stare molto in guardia. Almeno questo mi consola. Aspetti a consolarsi, ci sono le sue mani che non mi piacciono affatto. Ma perché? Cosa hanno le mie mani? Prima le ha portate dinanzi al viso, poi le ha agitate e come se non bastasse ha cercato di raccogliere una briciola per terra. E con ciò? Si vede che non conosci le mie opere, nemmeno le più importanti. Dovrebbe sapere che nel mio pronostico io scrivo esattamente così. Quanto poi ai gesti delle mani, ecco perché io so che nelle cefalee, nelle febbri acute, nelle polmoniti, le mani sono portate dinanzi al viso, brancolano nel vuoto, strappano fili dalle coperte e cercano di raccogliere briciole. Questi sono presagi sfavorevoli e mortali. Prima di tutto, io non ho mai strappato fili alle coperte. E poi ci ho portato le mani al viso, è stato per scacciare una mosca, va bene? E la briciola che ha raccolto per terra? Beh, l'ho raccolta perché sono una persona pulita. Ma ci credo. Voi altri malati avete sempre una risposta pronta, ma andiamo avanti. Dolori al capo, disturbi alla vista? No. Ma è proprio sicura? Sì, sono sicurissima, io l'assicuro. Guardi che è molto importante per un buon medico descrivere tutti quei sintomi che voi trascurate. Ma sa che le dico? Lei mi sta cordialmente antipatico. Interessante. Anche questa sua dichiarazione mi può servire molto. Servire a cosa? A formulare la diagnosi. E poi? A scrivere la storia del paziente. E poi? E poi. Più storie scrivo e meglio è. Voglio dire, così fa progresso la storia della medicina. Sa, ne ho raccolte tante di storie di malati nel libro Le epidemie. Certo che ha proprio ragione Celso quando dice che la medicina ippocratica è una vera e propria contemplazione della morte. Chi è questo Celso? È un medico dell'antica Roma. E allora dovrei illustrare a questo romano qual è il compito del medico. Esporre il passato, conoscere il presente e predire il futuro. E in rapporto alla malattia applicare due principi. Prima, ovviamente, non nuocere. E poi, possibilmente, giovare. Secondo me è troppo poco. Ma sa che lei è una bella signorina, ma cosa si aspetta da un medico? Un miracolo? E poi, se ha tanta fiducia nei medici romani, perché è venuta proprio qui da me nell'isola di Kos? Senta, le dico solo questo, che chi ha la sfortuna di ammalarsi a Roma non può fare altro che andare a Fiumicino e prendere il primo aereo per la Svizzera, perché almeno lì avrà la certezza di essere curato. Ah, adesso capisco perché lei è venuta qui da me. Invece della Svizzera ha preferito la Grecia, ma adesso vediamo cosa possiamo fare. Io in realtà sto benissimo. Il medico sono io e tocca a me formulare la diagnosi, signorina. E va bene, ora basta, direi che è giunto il momento di svelare la verità. Noi non siamo venuti qui per fare una visita medica. No? Perché siete venuti qui? Addirittura, da quanto mi si dice, da un tempo futuro. Siamo venuti per farle un'intervista. Un'intervista? Perché non me l'avete detto prima? Sarei onoratissimo rispondere a tutte le vostre domande, ma
Quando vogliamo cominciare con questa intervista, cosa volete sapere? In realtà abbiamo l'impressione che lei ci abbia già detto tutto. Come si visita un malato, come si raccoglie la sua storia. E noi non possiamo che farle i nostri più sinceri complimenti. Vi ringrazio e vi chiedo di recitare con me le parti più salienti del mio giuramento. Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità e la libertà della persona, di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte, di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, di prestare soccorso nei casi di urgenza, di rispettare il segreto professionale, di prestare in scienza e coscienza la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza. Un gruppo di giovani corai si ritrova sull'Olimpo e, ignaro del contesto in cui si trova e intondito dalle visioni celestiali, cerca di capire cosa stia accadendo. Compagni di viaggio, dove ci troviamo? Perché siamo venuti in questo luogo a me? Guardate i nostri abiti. Abbiamo forse intrapreso un viaggio dove è cercato di aprire il braccio di Morfeo? Seppure così fosse, tutto sembra reale, ma sappiamo bene che niente di ciò sarebbe normalmente concesso a delle mortali come noi. Tale bellezza ed eleganza aspettano solo all'eterna divinità. Non preoccupatevi, lasciate fare a me. Chiediamo aiuto a quei due uomini. Caerete, figliuoli, salve, signori. Caerete, salute a voi. Sapreste dirci dove ci troviamo? Ma che domanda è mai questa? Siamo presso la casa degli dei, dimora degli immortali. Sull'Olimpo. Mi chiedevo infatti la ragione di queste temperature rigide. A quasi 3.000 metri non avremmo mai potuto sentire sulle nostre membra le fiamme roventi del regno dell'Ade. Ma allora, voi chi siete? Di certo sono dei, ma non riesco a riconoscermi. Nelle rappresentazioni qui sulla Terra sono tanto differenti. Venerabili dei, con umiltà e rispetto vi chiediamo di presentarvi. Buongiorno, care fanciulle. Siete in errore per metà. Io sono mortale come voi. Sono Ippocrate, figlio di Eraclite e di Fenarete. Sono padre della medicina e delle arti curative. Sono discendente del Diasclepio, risorto dagli inferi. Costui che mi affianca è il mio avo divino, il venerabile Asclepio in persona. Vi ringrazio per la vostra disponibilità, ma credo che sia giunto il momento di andare, per non arrecare ulteriori fastidi a Dio e al suo nobile discendente. Chiediamo venia per la nostra insolenza. Non avremmo mai dovuto rivolgerci a voi in modo così confidenziale. Fermi, per favore. Mi farebbe piacere conversare con voi. Qui siete le benvenute. Lodabile Asclepio, per ottenere i tuoi benefici sacrificheremo il gallo migliore della città che ti è sacro. Ringrazio la mortale per il riconoscimento delle mie virtù. So che hai preso la vita curative in modo così efficace da fare risuscitare i morti. Allora sa dirmi in che modo posso essere qua al fatto che dovrei trovare l'estro? Non sembra il caso di chiedere una cosa del genere ad un Dio. Non siamo certi da l'identità. Sono lieto di rispondere. Nessun problema. Allora, il dolore è causato da vermi malevoli. Per curarlo, procedi con gli sciacqui terre di bocca, oppio, pepe e alcune erbe essenziali che ti porterò io stesso. Gli effetti sono istantanei e non avrei vestiti a lungo. D'altronde io, con le mie capacità curative, ho curato le ferite ad Ettore. Ho resuscitato molti dei nell'Ade.
compagni, avete parlato fin troppo. Ora tocca anche a me porre delle domande ai padri della medicina, poiché è proprio in mezzo la professione che vorrei intraprendere. Cosa dovrei fare? Dovrei studiare con passione e volontà, ma soprattutto dovrei empatizzare con i pazienti, rispettare il loro pathos e comprendere i loro problemi. Inoltre, al termine degli studi, dovrei giurare come ho fatto io stesso. Omnium Apollona Ietron, Kai Asclepion, Kai Ingeian, Kai Panatrian, Kai Teus Pantaste Kai Pasas, Istoras Poieumenos, Epitelea Poiese in Catà, Diunan in Kai Crisi, Enen Orcon Tonde Kai, Siungrafen Tende. Ottimo, cara fanciulla. Sono certo che sarai un medico eccellente. È stato un piacere parlarvi, ma ora è il momento di congedarci. Mi aspetto dal divino convito. Iugiane de core, abbiate cura dei vostri corpi mortali. Questo è Esopo, favolista greco, inventore di questo genere, e ha dato il suo nome ad una raccolta di 500 favole, giunta fino a noi in lingua attica. I protagonisti delle sue storie sono animali, che si comportano come uomini, e alla fine di ogni favola c'è una morale. Questo è Fedro, autore latino di favole, nato sotto Augusto e vissuto sotto Tiberio. Scrisse 30 favole modellate su quelle di Esopo e che offrono un'analisi amara del potere e del sopruso sui più deboli. Cari discepoli, vi racconterò le mie favole e vi spiegherò che cos'è la morale. Oh, Pedro! Ma tu sei solamente un grande copione. Le tue favole sono le mie favole, hai solamente cambiato qualcosina. Ma tu mica sei vissuto sotto gli imperatori, sotto i soprusi, sotto la loro prepotenza. Ma io non parlavo solo degli uomini oppressi dal potere politico, io parlavo di tutti gli uomini. Beh, anch'io lo facevo, se solo avessi potuto conoscere Tiberio, Caligola o altro che un lupo con agnello. Ma tu capisci che Caligola ha eletto senatore il suo cavallo? No. Allora vogliamo fare insieme una favola sul cavallo senatore? Certo. C'era una volta un soggetto di imperatore che elesse il suo cavallo senatore. Aspetta, questa non è una barzelletta, ma una vera favoletta. Omnium de loyoti. La favola dimostra che la realtà supera la fantasia. Non ci sono solo gli esami da attenderti a fine anno, ma è arrivato anche il momento di scegliere l'istituto superiore che frequenterai e magari tra i tanti stai prendendo in considerazione anche il liceo classico. Iscriversi al liceo classico significa poter proseguire con qualunque università. Inoltre al classico si acquisisce una spiccata padronanza di linguaggio, ma come ogni saper parlare bene l'italiano non è scontato in un mondo in cui la lingua dei social spopola e predomina e le persone non si sforzano nemmeno di scrivere una frase in italiano corretta. Focalizzare la lingua, quindi, è fondamentale.
Siamo sempre più convinti che il termine classico non è sinonimo di antico, ma di sempre valido. All'inizio dell'anno eravamo un po' spaventati dal fatto di dover studiare una nuova lingua, il greco, una lingua diversa dall'italiano, ma oggi abbiamo imparato a leggerlo e a tradurlo. Tutto ciò ci stimola sempre più a voler conoscere i segreti di questa lingua e il messaggio prezioso civile umano che i greci vogliono ancora comunicarci. Siamo lieti per ora di presentarvi quali sono le lettere dell'alfabeto greco e come vengono utilizzate ancora oggi in diversi ambiti della vita quotidiana. La lingua greca è una delle più antiche del mondo occidentale. Certo, il greco di oggi non è quello antico che ci accingiamo a studiare oggi a scuola. La lingua greca deriva dal ceppo linguistico indoeuropeo. Le prime testimonianze di tale lingua sono state ritrovate nei siti archeologici di Cnosso, Tebe e Micene, sotto forma di tavolette d'argilla risalenti all'età micenea, ovvero al XV secolo a.C. Tali tavolette presentano la scrittura lineare B, che venne decifrata nel 1952 da Michael Gendris. L'alfabeto greco non deriva però dalla lineare B, bensì dall'alfabeto fenicio, che però presentava soltanto le consonanti. Si dice siano stati infatti i greci ad inventare le vocali. Queste sono le lettere dell'alfabeto: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, v, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi e omega. 17 di queste lettere sono consonanti, mentre 7 sono vocali. Le 7 vocali sono alfa, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon, omega. Le lettere greche vengono impiegate nel sistema di nomenclatura stellare di Bayer, che indica la luminosità della stella, ma vengono utilizzate anche per indicare gli anelli di Urano, come gli anelli alfa, beta, gamma, delta ed epsilon, mentre gamma e omega vengono utilizzati rispettivamente per indicare il punto di rete e il punto di bilancia. Sicuramente vorrete sapere che cosa significa questa immagine. Questa è l'alfa maiuscola, mentre questa è l'omega maiuscola. E viene utilizzata nella quotidianità per indicare l'inizio e una fine, l'alfa e l'omega. Molto importanti sono anche le lettere greche, che vengono utilizzate nelle materie scientifiche come la matematica, la geometria e la fisica. Il pi, che è questo che vediamo nell'immagine, viene utilizzato in geometria ed è un rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio. Il pi greco, come lo chiamiamo, equivale a 3,14 ed è una costante. La lettera ρ invece è utilizzata per indicare l'abbreviazione di perimetro. Il gamma invece rappresenta la funzione di gamma inventata proprio da Galeno, mentre lo ipsilon e l'epsilon è utilizzata per indicare piccole quantità. Nella religione, invece, soprattutto nell'ebraismo, lo ipsilon è una lettera molto importante ed è il simbolo di difesa, come per esempio una spada o un bastone. Mentre nella religione cristiana questa lettera è simbolo di resurrezione, infatti indica la scintilla divina che ha colpito l'uomo in tutte le forme di resurrezione. Mentre il Tao vuol dire proprio via, infatti nelle filosofie orientali, ovvero soprattutto in Cina, è utilizzato con lo Yin e con lo Yang e rappresenta il cammino spirituale che si realizza per l'uomo. Il Tao, invece, nella religione cristiana, è la croce del sorretto Cristo e indica anche la povertà, la benevolenza in tutte le forme di vita francescana. Nelle mascherine non ne possiamo parlare più. Ebbene sì, il virus ci ha portato via un tratto importante della nostra adolescenza e non solo. Ci ha trasportato nel periodo di terrore e di paura. Come ben sappiamo, il coronavirus è un virus che è alquanto pericoloso, che si è intromesso nella nostra vita da quasi 2 anni. Come ogni virus, anche il Covid possiede delle varianti. Ma cosa sono delle varianti? Le varianti sono repliche dello stesso virus che possiedono delle mutazioni. Quando queste ricevono delle mutazioni durante la replica, diventano appunto le varianti. Ma sapevate che molte varianti del Covid sono nominate nelle lettere dell'alfabeto greco? Facciamo un esempio. La variante Omicron, che si è diffusa in pochissimo tempo
tempo anche in Italia e che comporta gravi danni al nostro sistema immunitario. Omicron è una lettera dell'alfabeto greco, come avete sicuramente visto con il mio evidentemente. Ma ci sono molte varianti che possiedono delle denominazioni con l'alfabeto greco, ma voi sapete perché? Bene, ve lo spiego io. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di utilizzare delle etichette facili e molto e maggiormente ricordabili per far sì che anche la popolazione non si confonda. Tanto è vero che hanno deciso proprio di utilizzare e di fare riferimento alle varianti preoccupanti in quelle lettere dell'alfabeto greco. Facciamo degli esempi. La variante alfa è la variante inglese, che è stata forse la prima variante più pericolosa che abbiamo conosciuto. Infatti, anche se vaccinati, può portarci terapia intensiva e soprattutto ha un tasso di trasmissibilità molto alto, come del resto anche Delta, che è una variante che qualche mese fa anche in Campania ha portato terrore, specialmente in Campania, la nostra regione. Ma se prendiamo per esempio la variante Omicron, Omicron è la variante più particolare che per il momento possediamo. Infatti possiede 30 mutazioni della proteina Spike, che sarebbe la proteina indispensabile per ogni tipo di virus, compreso il Covid, per diciamo trasmettere di persona in persona. E addirittura senza questa proteina il virus sarebbe immune a ogni persona, perché sì, provocherebbe dei danni al nostro corpo, ma non riuscirebbe a trasmettersi. La proteina Spike nella variante Omicron, essendo avendo 30 mutazioni, è molto più pericolosa rispetto alla variante alfa. Questa variante è stata scoperta in una Sudafrica e ha provocato molti morti, tra cui anche quelli vaccinati, ed ha raggiunto l'Italia nelle ultime settimane. Benvenuti a questa lezione di lingua italiana. Per chi non mi conoscesse, io sono Dante Alighieri, padre della lingua italiana. Lo so, mi conoscete per la Divina Commedia, ma alcuni di voi che non sanno che ho scritto anche un'importantissima opera sulla funzione della lingua, il De Volgari e l'Opoesia. Volete sapere come ho fatto a scegliere la lingua delle lingue tra i canti volgari parlati al mio tempo? Una notte ho fatto un sogno. C'era una figura femminile al centro e due fanciulli al lato che si guardavano in camisco. Oh Dante, che fortuna averti qui! Aiutami tu con queste due. Io sono la lingua indoeuropea, madre delle lingue antiche, della lingua greca e della lingua latina. E queste due ti sono messe a litigare perché fossero più importanti per le lingue europee. Pater! Si dice pater! No, si dice pater! Pater! Istoria! Si dice istoria! Ma no, si dice istoria! Istoria! Lo vedi, va avanti da tanto tempo questa storia ormai. Ho ragione io. No, ma vuoi capire che come dico io? Ho ragione, ho ragione. Guarda, Miranda, ma non sono più bella di questa racchia. Come osi a me, racchia, la lingua della grande Roma. State calme, siete belle entrambe e vi dico che una soluzione c'è. Unire le due lingue, così si parlerà un po' dell'una e un po' dell'altra nei tanti volgari che nasceranno e vi dico che ce ne saranno. Ma niente, le due continuavano a beccarsi. Allora mi è venuto incontro un altro grande, un altro duce. Dopo il grande Virgilio, ho visto comparire il mio caro amico Manzoni. Ho sentito dire che dopo di me ha continuato la questione della lingua. Oh Alessandro, meno male che colui che tutto muove ha avuto pietà di me. Pensaci tu, non so come aiutare la mia cara amica lingua indoeuropea. Ragazze, state calme, vi garantisco che sarete ugualmente importanti per la lingua italiana e per le tante altre lingue europee. Se non fosse stato per voi, non ci sarebbe il fiorentino, che ci ha consegnato Dante e che mi ha aiutato a scrivere la mia opera più importante. Volete vedere cosa ho potuto fare grazie al vostro apporto nella lingua italiana? Non dite che vale la pena smettere di litigare? Sì, hai proprio ragione. Ci scrive in giro! The Romans conquered Britain in 42 AD.
They landed on the beaches of Kent, and they built new forts, new settlements, and new ports. Possiamo notare come alcuni nomi di città che terminano con Chester o Caster siano di origine latina, poiché questa terminazione deriva da castra, accampamento. Manchester was founded by the Romans in 79 AD, between York and Chester. It was a sort of checkpoint that connected the two cities. Colchester is a city in Essex. The name of the Roman city was Comolodum, a name deriving from the Celtic name of the place. The Romans founded the first settlement in 40 AD, and named soon after Caledonia. There are numerous theories about the origin of Nerodinia. The second name was the Romans shortened and altered to make it easier for Latin speakers to pronounce. The other variation is Longinio, Longiniensi, and Longiniensio. Around the year 368, the city was renamed Augusta, as shown on numerous coins from the era. It's thought that name was predominantly used by officials as a way of highlighting the cities as an important feudal center. Latin is the main source from which the linguistic heritage of the English language has been drawn. We have some examples such as street from the Latin strada, cheese from the Latin casus, and wine from the Latin vinum. Then we have wall, that derived from the Latin valdum, Saturday, that derived from the Latin Saturnus, junior and senior, that derived from the Latin juvenis and senex, and then mother, father, that derived from the Latin mother and father. Then we have a lot of other words we still use in English that are aquarium, focus, accuser, sponsor, and datum. Then, for example, bipolar, that derived from the Latin bis and polaris, and indicates someone who has a double personality. And then we have a lot of words that are still used in Italian and English derived from the Latin, especially in the digital and the computer fields, such as media, server, video, audio, monitor, and computer. Media from the Latin medium, server from servus, video from the same Latin word, videre, audio from the Latin audire, monitor that for the Romans meant advisor, and computer that come from the Latin computare. So if we know the Latin root of a word, we can figure out the meaning of that word. So if we want to improve our knowledge of English, we can help ourselves with them. Ma nonostante tutto in cuor suo ha sempre avuto il desiderio di voler ritornare in patria, a casa. L'Ulisse di Saba però è molto più vicino a quello di Dante, un uomo che soffre il peso della sua curiositas ed è proprio per questo che vede nascondere la sua pena. Ma Umberto Saba, caro mio, ma quello è Dante che ti ha incupito! Scusa? Mantieni le distanze, sia quelle del Covid e non solo. Ma tu, non avevi detto che era Ulisse, che era troppo curioso. Ma chi l'ha detto, chi l'ha detto? Lui è soltanto un eroe acreo che ha inventato niente poco di meno che il cavallo di Troia. E tu me lo butti nell'inferno. E ti pare niente, uno che ha bruciato Troia. Non litigate! Io vi ringrazio entrambi, perché tu mi hai fatto stare nel resort di Circe, Calipso e Nausica, mentre tu mi hai mandato a fare le lampade e le saune che hanno asciugato i reumatismi nel mio lungo viaggio.
si lega all'albero della mare per ascoltare il canto delle sirene mitologiche senza cedere. Ma questa è un'isola mafiosa, questa è un'isola dove stanno persone poco raccomandabili.
parla della fantasia, che è l'unica verità. Ora ti darò un assaggio di questo fantastico viaggio. E io chi sarò? Tu sarai il mio compagno di avventura. Sei pronto? Dalle colonne d'Ercole arriveremo fin sulla luna. Spettatori, state per assistere ad uno spettacolo senza precedenti. Insieme seguiremo i nostri concorrenti nel loro iter verso la vittoria. Un posto è come è sempre stato raccontato. Tre eroi. Una giuria popolare. Un giudice incorruttibile. Entri l'imputato, Aiace, il valoroso distruttore. Colpevole! Colpevole! Quali sarete voi ad accusare il divino Aiace? Omero, illustrissimo Edo, da cantautore di sterminati poemi epici, sei diventato cantautore di ballate tristi ora? Soffro bene da nude cavalcantiane. Già, scusa ma devo proprio dirtelo. Niente ora che sei un'anima trapassata, diviso l'isola dei beati, hai perso il vizio. Non so che dirti, amica. L'amore mi disorienta.